A tutti ben trovati alla rubrica Il Fatto, che oggi si occupa di un argomento di grandissima attualità, il lavoro, parlando di chi cerca ma anche di chi offre una occupazione. In Abruzzo è nata la piattaforma Munda Mundis, una iniziativa della CNA Abruzzo e di Exagogica, ma ce ne parlano nel dettaglio Silvio Calice, che saluto e ringrazio, ben trovato. Che è referente delle agenzie per il lavoro di CNA Abruzzo, nonché responsabile del progetto del Premio Nazionale Cambiamenti, che quest'anno ha visto prevalere e aggiudicarsi il primo posto una start-up innovativa abruzzese. E diamo il benvenuto anche al progettista di Munda Mundis, Alessandro Obino. Ben trovato. Buongiorno. Che è anche scrittore, una figura poliedrica, musicista, insomma, ma oggi puntiamo l'attenzione su questa nuova iniziativa. Ma come è nato il progetto Munda Mundis e in cosa si differenzia da iniziative che si rivolgono appunto a chi è in cerca di una occupazione e a chi la offre? Sì, il progetto nasce dalla consapevolezza che ormai il mercato del lavoro, il mondo del lavoro, complesso e sempre più difficile e con le dinamiche in atto, richiede anche strumenti adatti per poter affrontare in maniera più efficiente e efficace quello che può essere considerato l'incrocio tra domanda e offerta del lavoro. Molte sono le analisi, una delle questioni da affrontare nel mercato del lavoro è vero che c'è una difficoltà occupazionale legata alla crisi, legata al cambiamento strutturale del fenomeno imprenditoriale, ma c'è anche un fenomeno che è chiamato come mismatching, c'è la difficoltà di far incrociare la persona giusta per il posto giusto. E questo è un tema discusso su articoli, giornali, libri, riviste, che però non trova facilmente una risposta, perché collocare una competenza giusta, una professione giusta e farla conoscere, quindi connetterla con un'offerta corretta, è diciamo una cosa semplice a dire, ma diventa poi l'uovo di Colombo nella sua realizzazione. Da qui anche frutto di un'esperienza che CNA ha iniziato a fare da qualche anno nell'affrontare il tema dell'incrocio domande e offerte di lavoro, quindi in qualità di agenzia per il lavoro attraverso 4 agenzie costituite su 4 territori abruzzesi, questa prima esperienza ci ha fatto assumere, avere una consapevolezza di doversi dotare di uno strumento efficace che non avevamo. E non ci soddisfava il classico strumento di utilizzo di un database o semplice anagrafica dove vai a censire delle persone o i curriculum e dall'altra parte delle offerte e delle candidature che in qualche modo venissero in maniera spontanea e non organizzate. Da qui abbiamo espresso una richiesta, conoscendo la professionalità dei partner di Exagogica e del suo team, sia per esperienza da dove venivano e sia per il lavoro che ho, gli strumenti che ho avuto modo di osservare indirettamente anche grazie al premio Cambiamenti, abbiamo fatto una richiesta esplicita, cioè perché non organizziamo uno strumento veramente valido che connettesse competenze delle professionalità richieste e le offerte fossero in qualche modo organizzate in funzione di quelle competenze, quindi per ridurre sostanzialmente quel mismatching di domande e offerta di lavoro. Progetto ambizioso, siamo in una fase iniziale, però le prime soddisfazioni cominciano ad essere concrete, piccole, ma diciamo ci fanno ben sperare. Ad Alessandro Obino, che è progettista di Munda Mundis, ma anche di software delle principali aziende, di network nazionali ed internazionali, chiedo di entrare nel merito proprio di questa piattaforma. Intanto evoca una citazione biblica, Omnia Munda Mundis, c'è attinenza? Assolutamente sì. Il job matching, quindi l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, è qualcosa di estremamente complesso. Noi abbiamo creato dei repertori di oltre 800 ruoli professionali, oltre 20.000 competenze mappate, ma tutto ciò diventa di difficile utilizzo se non si creano delle interfacce intuitive e che ragionino come ragionano le persone, non come ragiona il computer. Quindi il nostro obiettivo quando abbiamo iniziato questo progetto è stato quello di rendere il tutto più semplice e accessibile possibile e quindi rendere semplice non solo la ricerca di lavoro, ma anche la ricerca di lavoratori, perché questa è un'esigenza che c'è da entrambe le parti.
Quindi abbiamo scelto un nome che evocasse proprio questo obiettivo. È una frase di San Paolo, omnia munda mundis, quindi tutto è semplice per i puri di cuore. Noi vogliamo che le persone si approccino al nostro sistema, alla nostra piattaforma, con la speranza di trovare un lavoro migliore o trovare un lavoro se non ce l'hanno, o allo stesso tempo trovare un buon collaboratore, e noi cercheremo di offrire delle soluzioni semplici, immediate ed efficaci. Calice, CNA in qualche modo attraverso questa iniziativa va ad ampliare la sua vocazione di associazione di categoria? Sì, perché un progetto, la nostra esperienza nasce da una consapevolezza che da anni nei nostri sportelli di associazione a livello nazionale siamo ormai bravissimi a svolgere le politiche passive del lavoro. Noi abbiamo i CAF, accogliamo persone che in qualche modo risolvono problemi quando escono al mercato del lavoro attraverso le politiche passive. In realtà, complice anche la riforma del mercato del lavoro, anche una visione più matura di avere un mercato del lavoro che comincia a promuovere attivamente appunto le politiche attive del lavoro, che consiste appunto nel fare una migliore formazione, promuovere esperienze lavorative, promuovere l'accompagnamento e l'incrocio, l'intermediazione del mercato del lavoro, quindi attivare le persone verso la ricerca attiva del lavoro. In questo, diciamo, in questa dinamica la CNA, un'associazione datoriale, può rivestire a nostro avviso un ruolo significativo, perché rappresentiamo le imprese e quindi abbiamo come, tra virgolette, vantaggio competitivo un rapporto diretto con gli imprenditori, quindi riusciamo a intercettare con maggior facilità o con maggiore autorevolezza una relazione qualificata con quegli interlocutori che possono avere tra i vari bisogni anche un fabbisogno occupazionale e professionale. Da qui anche la possibilità della riforma del mercato del lavoro, che dà la possibilità alle associazioni di categoria non solo di essere agenzie per il lavoro, quindi essere anche in qualche modo per alcune occasioni remunerate per questa attività, abbiamo deciso di farne un asset strategico delle associazioni di categoria. Quindi a fianco a tutti gli altri servizi, politiche passive, CAF, patronato, eccetera, stiamo affiancando un'azione di politiche attive. Questo strumento è uno strumento molto efficace per favorire appunto una politica attiva del lavoro. In mezzo a questo ragionamento c'è l'orientamento, c'è la formazione, c'è guidare le persone in un certo modo, c'è la possibilità di farle fare esperienze e quant'altro utile ad efficientare il mercato del lavoro. Obino, il nostro regista Danilo Cinquino, che ringrazio, ci sta mostrando alcune immagini che riguardano proprio questa piattaforma. Intanto volevo chiedere quali sono le figure professionali maggiormente richieste attualmente dal mercato del lavoro e quali ulteriori peculiarità possiamo illustrare di questa piattaforma. Le figure maggiormente richieste su questo territorio sono figure di tipo artigiano, quindi pensiamo agli installatori, idraulici, meccanici, falegnami. Poi c'è una certa richiesta di lavori nel settore logistico, magazziniere, oppure lavori nel settore turistico, quindi camerieri, cuochi, baristi. Questi sono i lavori principalmente richiesti sul nostro territorio, quindi diciamo tutti i lavori che non sono d'ufficio. Anche a volte nel settore edile, ad esempio. Un altro aspetto interessante è questo, che nelle ricerche di personale vediamo, ma questo l'ho visto già nella mia esperienza lavorativa anche a livello nazionale, è sempre più importante misurare la competenza della persona, quindi i titoli di studio sono sempre meno rilevanti, si valuta sempre con maggiore attenzione l'esperienza pratica che la persona ha sviluppato nei diversi contesti. Altro aspetto interessante, perché chiaramente ogni azienda cerca competenze professionali nel proprio settore, bisogna dire che ci sono delle competenze che invece vengono ricercate da tutti i datori di lavoro. Sono le cosiddette competenze trasversali. Le quattro competenze trasversali maggiormente richieste sono la capacità di prendere decisioni, la resistenza allo stress, che è fondamentale, la capacità di comunicare e soprattutto l'entusiasmo.
Queste sono le quattro aree di competenza trasversale in assoluto più importanti. Mundamundis tiene conto di tutti questi aspetti, sia nel definire, definire il profilo del candidato che cerca lavoro, sia anche nel definire effettivamente bene in cosa consiste l'offerta di lavoro che viene fatta dall'azienda. Quindi questo famoso incrocio fra domanda e offerta di lavoro viene fatto dal sistema sostanzialmente scomponendo sia il profilo della persona che l'offerta di lavoro in tante piccole parti, che sono poi queste competenze, e andando a vedere come si associano. Faccio un esempio pratico. Se io sto cercando lavoro come cameriere, chiaramente non si andrà a vedere se ho un titolo da cameriere, perché a parte il fatto che non esiste o comunque non sarebbe rilevante, non viene ricercato il titolo da cameriere. Si va a vedere se io ho già fatto il cameriere oppure ho fatto qualche lavoro simile, perché se ad esempio ho fatto il barman o ho fatto l'addetto al bancone in un supermercato, chiaramente sarò preferibile. Questi sono ragionamenti che tutti noi facciamo di solito, in questo caso è il sistema, è la piattaforma che li fa, e quindi è una forma di intelligenza artificiale che sostituisce tutto il lavoro iniziale di screening, quindi il lavoro di acquisizione dei dati, di lettura dei curriculum, che altrimenti richiederebbe un tempo enorme e che è anche uno dei problemi per cui difficilmente poi l'azienda che cerca un lavoratore riesce a gestire questa ricerca correttamente in proprio. Al momento quali riscontri state avendo? Allora, siamo in una fase iniziale, però i numeri cominciano ad essere importanti, abbiamo già fatto qualche colloquio e con nostra meraviglia ci siamo accorti, abbiamo avuto un po' di esperienze, ci siamo accorti che il sistema riesce a profilare correttamente e quindi ad avvicinare correttamente il profilo richiesto e il profilo cercato. Questo anche a meraviglia un po' nostra, ma noi ci abbiamo creduto, ma soprattutto degli imprenditori che, quando si approccia uno strumento tecnologico, ma questo succede un po' a tutti, c'è un'iniziale diffidenza, quindi attribuire dei risultati così importanti alla tecnologia non viene facile, quindi soprattutto quando si ha a che fare con competenze. Quindi c'è sempre un momento in cui della verità, che è un rapporto diretto che bisogna avere con le persone. In questi momenti della verità stiamo riscontrando che il sistema sta profilando correttamente i profili domande e offerta. Adesso lo step successivo è di facilitare appunto e valorizzare, fare in modo che il sistema sia utilizzato da tutti. Tra l'altro tutto lo step di utilizzo è gratuito, quindi l'azienda può inserire la propria offerta fino a profilarla in un certo modo, riceve delle password, può con gli algoritmi anche allineare meglio il profilo richiesto rispetto a quelli codificati dal sistema. Stessa cosa può fare chi cerca lavoro, quindi in questo modo lo strumento di per sé diventa uno strumento attivo di misurazione anche a prescindere dall'occupazione reale che crea. È disponibile, è gratuito, sta a noi adesso dargli una diffusione per far sì che sia una massa critica da poter veramente essere uno strumento utile di efficienza del mercato del lavoro. Siamo praticamente al momento dei saluti. In uno slogan, un consiglio per chi ci sta seguendo, ma soprattutto per connettersi con Mundamundis. È molto semplice, www.mundamundis.com sul computer e soprattutto sul cellulare. È un sistema integrato anche con i social, con Facebook, quindi troverete anche le inserzioni di lavoro su Facebook. E di fatto alla fine è quasi un gioco molto semplice da utilizzare sia per cercare lavoro che per cercare collaboratori. E con l'augurio che appunto Omnia Munda Mundis. Grazie a Silvio Calice, referente delle agenzie per il lavoro della CNA Abruzzo. Grazie a voi. Grazie ad Alessandro Obino, che è il progettista di Munda Mundis. Grazie. E grazie a Danilo Cinquino, il nostro regista, e a tutti voi che ci seguite. Arrivederci.